Il 26 maggio per l'appunto si va a votare. Professor Gambino, quale principale pericolo vede poter provenire da questo voto e quale principale opportunità? Una domanda da fare a un politologo più che a chi così studia diritto. Io intravedo che ci sarà un'affermazione comunque forte di quei partiti che appunto vengono un po' definiti sovranisti, cioè che cercano di ridare forza alla loro nazione. A questo punto è il caso di scomodare questa espressione. Dopodiché, che questo sia l'inizio della fine, non lo credo. Cioè, penso che in realtà questo porterà necessariamente una forza d'urto che o è davvero l'inizio della fine, nel senso che si sgretola tutto, oppure con quel sano pessimismo significa che invece si possono ridefinire a questo punto le regole. Necessità fa virtù, perché fino a prova contraria, quando poi il Parlamento cambia e la maggioranza non è più il Partito Popolare Europeo, è un pezzo del Partito Socialista, ma a questo punto sono quelle forze che devono mettersi all'opera. Anche perché, e questa è una bella riflessione da fare, io ho colto che tutte queste idee, la democrazia diretta, la far saltare la mediazione, la rappresentanza, evidentemente non parlo di quel sovranismo territoriale tipico della Lega, ma mi riferisco più ai 5 Stelle, ho colto che in realtà una volta che poi si adagiano nelle istituzioni, questi soggetti lo usano più come macchina di consenso elettorale, cioè diventano parole d'ordine per apparentemente riavvicinare la cittadinanza alla politica, ma poi non è vero che usano quegli strumenti per fare la cosiddetta democrazia diretta, non è affatto vero, perché vedete anche il fatto, dopo due mandati bisogna tornare a casa, già hanno derogato, adesso si arriva al terzo, chi sta in Europarlamento dice no, ma noi seguiamo ovviamente, essendo noi eletti del popolo, a questo punto siamo noi che portiamo le istanze. E quindi bisogna anche fare un po' di attenzione a non, in modo apocalittico, andare su terreni che poi non sono la vera materia del contendere. Cioè di vedere queste forze come se a un certo punto saltano tutti i principi tipici della democrazia mediata, parlamentare. No, a me sembra un modo molto più furbesco di raccogliere consenso nella cittadinanza e fargli credere che contano un po' di più. Allora, se così stanno le cose, nel mondo cattolico si parla di grazia di Stato, e cioè che a un certo punto chi va al potere viene investito di un momento anche di rendersi conto che quello che fa lo fa non solo nell'interesse personale, ma ha un potere tale che incide sugli altri, e quindi è come se viene aiutato dall'alto a un certo punto, anche se è laico, anche se è non credente. Beh, noi in realtà questa cosa un po' ci crediamo. Io vedo che non è poi così disastroso un orizzonte dove ci possa essere questa forza d'urto. È ovvio che accanto ci dovrà essere una proposta intelligente. Io quello che per esempio stiamo cercando di fare con la Fondazione De Gasperi è che se magari in Italia non troviamo tutti questi novelli De Gasperi, magari in giro per l'Europa invece ci sono. Invece ci sono, magari anche in paesi dell'Est che da poco hanno abbracciato questa comune denominatore. E quindi un'idea di fondo è cominciare a riunire politici giovani, anche se poi si è giovani dentro, quindi poi non è detto che debbano essere anagraficamente per forza giovani, di provenienze diverse, che fanno proprio quegli ideali dove la democrazia non è solo uno strumento, ma è anche una, come scriveva De Gasperi, l'armatura di un ethos, e cioè mettiamoci quell'ethos, quei principi ispiratori, quei valori, e poi intorno sappiamo che abbiamo creato anche l'armatura perché quei valori possano entrare nella dialettica sana, ovviamente con anche forze diverse.